Pasquetta. Tanti auguri, sì, per voi è Pasquetta. Quindi, speriamo che abbiate passato una buonissima Pasqua. Sì, fateci sapere che cosa avete fatto Pasqua, le uova che avete aperto. Assolutamente. C'è Milù che deve entrare. Quindi facciamo entrare Milù e poi iniziamo a spacchettare. Ma partiamo con l'apertura delle uova di Tina e Pippo. Allora, sì, questo è mio, ve lo faccio vedere nel frattempo. C'è anche mamma, perché anche lei deve aprire il suo uovo. Sì, l'avete visto? No, in realtà l'ho già aperto, ho già anche mangiato. Come l'hai aperto? Ma io lo sapevo! Oddio, io non ho resistito, ho già aperto anche e mangiato qualche uovo. Questo qua l'avete visto in uno show. Suona. Sì. Ed è uguale al mio, però io non l'ho aperto perché ho fatto la brava. Sì, no, io ho rimesso lo scotch, ma in realtà... Ecco, fino qua la prova che l'ho già aperto, ho già mangiato qualcosina e qua ci sono le uova sciolte. Partiamo? Ho finito di suonare. Vai Pippo, allora, no, quello vedere prima. Andiamo col quello del toro. Ecco. Vai, con tutti gli anni apre quello del toro. E vediamo se la sorpresa ce l'è già di mamma. Dai, io quasi quasi apro intanto questo qui che è uguale a quello di mamma. Così. Sì, uno del toro l'abbiamo già aperto. Sì, quello di poco. E abbiamo trovato una calamita del toro. Molto, sì, molto che ci mancava tra l'altro, perché ne avevamo già trovato un'altra. Sì, speriamo che tu troverai qualche più diverso. Mamma spacca? No. No? Io ho delle tattiche per rompere l'uovo, adesso uso la tattica della testata. No! No! Ma se proprio vuoi darti la testata, tagliela qua. Ecco. No, di solito. I modi di Pippo di aprire le uova. Assaggia il cioccolato, com'è? Buono. No, non ce l'abbiamo! Cos'è? Un orologio, ragazzi. Ma bello! Bracciale, no. Ma quello che domina, sì! Orologio, bracciale. Per chi fare? Per Pippo. Pippo, prossima volta che vai allo stadio? Prossimamente allo stadio. È vero, ci sono settimana. Allora, vediamo un po'. Sì, è quello che fa la lucina, penso. Che bello. Vediamo un po'. Ah, ve lo faccio vedere innanzitutto. È così. Mamma mia, più distante. Aspetta, faccio io. Ecco, più distante. Eccola qua. Che bello. Trasparente. Come al latte. Io non amo tanto il latte, amo il fondo. Ah, vedi? Oh, che bello, questo colore dell'Italia. E si illumina. Bello. Pippo, domenica allo stadio lo metti. Questo è un biglietto per un concorso dello stadio, per vincere un biglietto, mamma. Ah, un po' piccolino, non so perché tifoso è. Ah no, no, va anche a me. Mamma ti sta facendo una richiesta. Dimmi. Poi partecipa al concorso per i biglietti. Ok, e poi c'è un concorso appunto per i biglietti. Ma io intanto ho aperto il mio. Ma tu eri nel blu e verdi, vero? Sì, il rosa va sempre da Tina, mentre a me sono capitati questi blu e verdi. Blu e verdi. Che bello cioccolato! Ma effettivamente il verde smeraldo è uno dei miei colori. Ma è bello, molto bello, molto bello. Ok, passiamo al prossimo, Pippo. Dobbiamo togliere tutto. Questo è dolce, quindi non è molto nelle mie corde. Infatti ne mangio poco. No, un pezzo di cioccolato. Vabbè. Ah, mamma mia! Dovreste perdere una mollichina di cioccolato. Ok, andiamo avanti. Vai, quale apriamo? A proposito di braccialetto con i colori dell'Italia. L'uovo dell'Italia. Ma lo vedi da vicino, questo è bellissimo secondo me. Questo è molto bello, molto particolare, perché non l'hai mai avuto. No, no, nazionale. Guardate ragazzi che bello. Cioè al buio nello stadio è bello, bellissimo. Prendiamo anche la vita. Io invece apro questo qua. Ragazzi, cambia il modo di illuminarsi. Ah sì? Ho cliccato. Guarda. Ah, ritmo diciamo. Come l'albero di Natale. Io invece apro questo qui, dei baci Perugina, che adoro. Ah, questo. Cosa vuoi? Questo. Questo, io ci allungherò le mani su questo perché al cioccolato... No! Allora, piano. Fai attenzione. Al cioccolato che piace a me. Allora, guarda che è già rotto qua, no? Si è già tagliato di qua, io darei un colpo. Ecco, bravo. Come lo prendo glielo? Chirurgico. Oh, bello! Dai! Bello, metti metallo! Portachiavi dell'Italia! Questo è bello e utile! Ma è con bello! No! C'è anche un concorso Paoli, qua c'è un codice. Bellissimo ragazzi, qua Pippo metterà le chiavi di casa. Non appena ti faremo il tuo mazzo, lo metterei qua. Okay. Ah, pensavo le chiavi di casa sua, ho detto... qua! Ancora è lunga. Guardate qui. Che bel colore. Quello questo mi piace. Vediamo la sorpresina che trovo. Vai pure qua, Tina. Questo vorrei averlo noi. No, io lo voglio aprire. No, non è mio. Tipo, ma abbassa questo che si vede. Vai. Mamma mia. Dire 1, 2, 3, lei. Vabbè.
Ma va bene, meglio, è anticipato. Ah, ma ci sono proprio quelli che ci sono, che sono rappresentati sulla carta. I tre dolcini. Allora. Oddio. No, questo è mio, Liu. Allora, c'è. Questo qua che ha un pack bellissimo perché è una carta rosa. Poi questo al fondente. E poi un bacio che è mancabile per forza. Dei baci. Ma il fondente è normale perché è buonissimo. Questo? Aspetta, dov'è la carta? Già questo tutto. Mamma che buona. Fondente extra. Non c'è scritto. La percentuale è 51. Lo sento particolare. Ah, particolare. Guardate ragazzi, le parti che piacciono a me bello spesso. Spesso. A me piacciono quelle parti. Vabbè, del fondente però dolce no. Ma cosa mangi tu? Ah, tu stai mangiando quella. Basta! Vuole l'appendicite per Pasquetta. Allora, non sono stato dieta. No, settimana scorsa mangio un pollo in salsa. Ho solo mangiato una lasagna poco fa. Due porzioni e mezzo. Una sbella di lasagna. Tre porzioni. Tre porzioni. Perché poi lo spiccicolo a mangiare. No, come? Allora, settimana scorsa ho mangiato. Tina, toglilo perché questo qua. Settimana scorsa ho mangiato pollo in salata e riso. Vabbè, allora. Ragazzi, i brufoli delle prossime settimane saranno loro. Vabbè, via. Questo qua, bicchierino e poi un altro. No, questo veramente è interessante. No, è mio questo. Ma aprilo, scusami. Voglio vedere bene. Infatti, guardiamolo bene. Questo è che bello. È dietro tra l'altro. Peccato che no, fallo vedere. No. Gira. Che bello. Lo stemma di cosa c'è scritto. Allora, dietro vi leggo cosa c'è scritto. No. Official licensed product of FIGC. FIGC? FIGC, sì. GM Torino. Prodotto qua a Torino. Made in Italy. Made in Italy. Il prodotto ufficiale della nazionale, se non è Made in Italy, questo siamo. Di sicuro non Made in Italy. Allora, questo ragazzi, questo me lo prenoto, Sì, va bene. Ah, l'altro che posso staccare uno da fuori. No. Questo invece è Liu, come dici tu. È latte con crema al biscotto. Peccato, cioè confidavo anche in un fondente. Ma questo è il mio, cosa vuoi? Ragazzi. Però Liu, ho detto Liu, vada lì. Vai, ultimo piccolo, cosa aprirai? Fondente della Novi. Ok. A me il cioccolato fondente non mi fa impazzire, quindi faremo un cambio. No, se vuoi puoi anche darlo a mamma. Infatti, allora. Anche a me. Io ragazzi invece aprirò una novità di quest'anno, ovvero l'uovo di Hermes. No! Allora, ne ha fatti 9 tipi. Cioè, veramente tantissimi. Tipo 9 tipi, non lo so. Tipo 9 tipi. Come ha fatto a cambiare? Cioè, come fai a fare 9... Cioè, cioccolato al latte, cioccolato fondente. No, cioccolato no, non c'ho. Ha fatto la vaniglia. Ah, beh, pistacchio. Esatto. Ah, i gusti. E invece l'ho preso nocciolato al latte. Cioè, lei con tutti i gusti che c'è. No, dove sono? Ah, no. Hai trovato questo, ok. Non sono sorpresa. Quale sì, potrebbe essere? Una giusta per fare ma i vabbè, da uno. Allora. Non ho più da fare. Ce n'è anche una alla volta. Dopo che sono gli ultimi due. Cos'è? No, vabbè. La torcia. Ma veramente? Ma che belle, tutti. Cioè, tutte. Apri la vada sotto. Tutti attrezzi. Tutte sorprese utili, ragazzi. Male. Dai, magari sono migliorati nelle porta chiavi da me. Hai sempre un portachiavi con la torcetta. Cioè, tu sei abbonato ai portachiavi, qua c'è un concorso invece, quindi partecipiamo anche a quindi, questo. Quindi, quando avrà il mazzo delle chiavi, poi di casa sua, sarà quello. No. Ok, ritiriamo questo fondente nella sua... Sì, me l'ha tolto dalle mani, vabbè, no, ma è meglio perché... No, volevo metterlo qua. Sinceramente mi... Voglio dare un pezzo da un morso a quello con le nocciole. Anch'io! Anche. Che casinisti! Qua c'è un altro concorso. L'ho detto io prima. Fiat 500 Hybrid. Hybrid. Okay. E allora, sarà la tua macchina perché ti porterà a casa. Allora. Con il portachiavi dell'Italia e della Corte. Perfetto. Infatti. Vediamo. Si sapere che l'ha fatto Clown. Sa cosa c'è dentro come l'ha fatto Clown. Sì. Però. Clown l'ha creato. I suoi pasticci. Ha messo la sua faccia. Guardate prima che lo spacchi, che bello tutto, tempestato di nocciole. Di nocciole, delle langhe. No, non c'è di Montese, Eh beh, delle langhe, sai che la... Delle langhe. Allora, vado. Vai, tre. Proprio con maestria. Tre, due, uno. Ah! Si è gatta la mano.
No ragazzi, questo no ragazzi, cioè io non ho ma mille... cosa è? Vabbè, cosa c'è? Cioccolato della gamba non ci presta niente. No, vabbè, ha messo dentro i cioccolatini di Kno. Ma sono fondenti. Ma infatti c'era scritto una dolce sorpresa. Ah, dolce? Oddio. Sì, no. È buonissimo. No, cioccolato al latte, mamma. Cos'è sta roba, ragazzi? Mamma, è cioccolato al latte, c'è scritto. Ah. Oh, che carini. Delle palline. Vediamo. Knam, se fai l'uovo al latte, metti le fondenti. No, perché se fai il latte, non voglio il latte. Vabbè, basta latte. A un certo punto. Vediamo questo qua dove lo metto, dove metto solo così Emine. Io mangio solo queste parti qua, queste proprio grossolane dove ci sono le noci, le noccioline. No, vabbè. Devo dire che l'unica volta che mi piace è un po' il cioccolato al latte con le noccioline. No, ce lo sopporto. Ed è pieno. Amore. Promosso Knam. Vabbè, promosso. Cioè mi permetto di dire promosso il re del cioccolato, sai com'è? E tra parentesi costa meno di altre uova che invece cioè, sono normali, diciamo. È un sconto. Partiamo dal fatto, voglio sapere anche gli altri genitori, quest'anno un mutuo per le uova più o meno. No, veramente. Le rate e finiamo a Natale di pagare l'uovo di Pasqua. È una prendiamo i regali di Natale e finiamo le rate per i regali di Natale. Se io capisco la crisi, capisco tutto, ma vabbè. No, ragazzi, toglietemi sta roba. Non ci mettiamo a parlare di politica nel video. No, non è politica. È vita quotidiana. E purtroppo. Porca. Io dico basta. Knam! Sarai responsabile dei miei brufoli nei prossimi giorni. Buonissimo, però. Wow. Comunque, a parer mio, questo rimane il più buono. Sì. Ragazzi, prendo un po' d'acqua, se comunque voglio. Per te, Pippo, qual è stato più buono? Quello di Knam. Knam. Sì, veramente. E Tina, convintissima che questo lo avesse mescolato con il Knam. Ma sì! Ma lui ci ha messo la firma, cioè ha detto che questo è ottimo come... Non bella la bottiglia! Mi corregga se sbaglio, Knam avrà detto tempestatelo di noccioline. Di noccioline. E pieno, con questa accento, raga! No, il suo tedesco, svizzero, austriaco... Tempestatelo, tempestatelo, ma veramente buono. Oh, mamma. Ok, adesso niente, non resta che mangiarci il cioccolato. Non resta che prenderci la ciotola e andare a festeggiare. No, faremo delle barrette magari. Assolutamente, noi vi auguriamo, anche se è già passata, comunque vi auguriamo una buona Pasquetta. Cioè no, è già passata no. Pasqua, speriamo abbiate passato un'ottima Pasqua. E che passiate una bella Pasquetta. Una bellissima Pasquetta. E vi ci farete la grigliata. Beh, dai, oggi grigliata, si spera che faccia bello, almeno oggi che è Pasqua, come vedete qua è bello, quindi confidiamo in un'ottima Pasquetta. Vi mandiamo un grosso bacione, tanti auguri a tutti, grazie per tutti che sono arrivati e un bacione al prossimo video. Ciao.